Presentato questa mattina su Monte il progetto dell'associazione Nuova Dimensione, gente dell'Irpinia. Il progetto, proposto in partenariato con la Proloco Comps di Conza della Campania, con l'associazione Info Irpinia e con la collaborazione del comune di Mercogliano e dell'istituto comprensivo d'Orso di Mercogliano, si è dimostrato particolarmente valido e meritorio, tanto da essersi classificato primo nella graduatoria di 76 progetti finanziati dalla Regione Campania e 250 progetti presentati. L'obiettivo strategico è quello di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani talenti interessati ai temi del turismo, sostenuti da un percorso di orientamento, comunicazione e consulenza orientativa. I destinatari saranno 20 giovani under 28 residenti nell'ambito A2 e precisamente nei comuni di Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Summonte. Ai nostri microfoni la voce dei protagonisti della mattinata di Summonte. Prima di tutto non penso che il futuro sia dei giovani, il presente dei giovani. Allora dobbiamo investire oggi sui nostri giovani, che sono, possiamo dire, la forza maggiore del nostro territorio. Io devo ringraziare le associazioni giovanili perché danno un grande contributo e aiuto al nostro santuario. E abbiamo iniziato questo cammino con loro un po' di tempo fa e spero che col tempo si vede che andiamo crescendo e migliorando. Anche noi come santuario, come gestione, come accoglienza, perché questi giovani veramente vanno valorizzati e una volta che sono valorizzati si sentono veramente carichi di impegni, di iniziative, proprio per costruire un domani migliore. Credo che è dai giovani che bisogna ripartire e rilanciare un territorio che non ha bisogno, ecco, di grossi rilanci, che si rilancia da sé. Però è importante ripartire dopo questo periodo difficile e queste sono le belle iniziative che ci fanno ritornare un po' il sorriso dopo questi periodi bui. Questo progetto è un progetto volto a incrementare l'incoming turistico, fornendo a 20 beneficiari, prevalentemente NEET al di sotto dei 28 anni, una formazione, un orientamento e una consulenza orientativa affinché riescano a sviluppare le capacità, del know-how, per incrementare appunto l'attrattività del territorio e investire sul territorio. Noi siamo partiti ufficialmente con la nuova gestione dell'associazione, è un gruppo molto molto giovane e proprio oggi, attraverso prima il percorso di formazione volontaria servizio civile, presentiamo un progetto dedicato solo ai giovani NEET della provincia di Avellino, e quindi inseriremo all'interno della nostra associazione un gruppo di 20 ragazzi che lavoreranno sul territorio per la salvaguardia ambientale e poi la promozione del territorio, ovviamente.